Con Ludovica Ansaldi della piattaforma digitale Forme Web TV per presentare il terzo evento dedicato al canale tematico Mosaico a Roma, Nuovo Cinema Aquila, mercoledì 14 giugno 2023. Ben trovato. Buongiorno. Partiamo dalla piattaforma. Forme Web TV è un progetto che nasce grazie alla vincita di un bando con la Regione Lazio e l'Unione Europea. È una piattaforma esattamente come tutte le piattaforme che siamo abituati a utilizzare da casa, ma che, punto uno, è gratis e, punto due, si nutre di tutto ciò che avviene sul territorio principalmente laziale. Quindi tutti i contenuti vengono da registi, artisti, scrittori, poeti, persone che operano nel territorio laziale. E a differenza anche di queste piattaforme, quello che ci differisce veramente, a parte ovviamente il fatto che siamo gratis e che siamo concentrati nel territorio italiano, è che facciamo questi eventi. Quindi grazie a questi eventi noi diamo la possibilità a grandi registi, distributori di incontrare questi nuovi registi emergenti, artisti e insomma tutte le persone che operano nel territorio. Com'era nato il progetto? Io personalmente sono stata 10 anni a Parigi e ho scelto di rientrare in Italia e nasce anche da questo bisogno che abbiamo noi artisti di poter rimanere nel territorio italiano, di creare delle possibilità, di creare degli sbocchi. Uno, perché appunto non vogliamo tutti partire, due, perché come sappiamo non abbiamo neanche tutti la possibilità di partire. E quindi diciamo che nasce proprio da un bisogno di voler restare, di creare un mondo dove possiamo stare, lavorare, guadagnare. Passiamo al canale tematico Mosaico. Mosaico è il canale più caratteristico della piattaforma e è anche grazie a questo canale che abbiamo vinto il bando con la Regione Lazio, l'Unione Europea. E questo canale si nutre di pillole, dei cortometraggi di durata massimo di 15 minuti. Ogni cortometraggio narra un quartiere della capitale, quindi come un mosaico. Attraverso dei piccoli tasselli, ricrea una nuova mappatura della città che non solo narra diversi punti di vista della capitale oggi, quindi non è appunto la visione cinematografica delle grandi produzioni, che poi fondamentalmente è sempre la stessa, e in più questo mosaico si nutre di tutti i giovani registi, autori, fotografi, videomaker che sono oggi sul territorio romano. Quindi ricrea questa mappa di persone e luoghi. Come sarà strutturata la giornata? Questo qui che avremo mercoledì al Cinema Aquila, che fa esattamente quello che cerchiamo di fare noi per la città di Roma e per il quartiere Pigneto, che hanno subito anche un grande furto, e quindi questa serata è anche per supportare il Cinema Aquila e tutte le sue attività. E questo è il nostro terzo evento del canale Mosaico, e noi a ogni evento del canale presentiamo di media 5 quartieri, quindi 5 nuovi registi, 5 nuovi punti di vista sulla città di Roma e che vanno aggiungersi alla mappa. Gli altri due eventi sono stati il primo a Palazzo Brancaccio e il secondo all'Isola del Cinema, e questo terzo evento differisce con gli altri due perché ci sarà anche la vincita di un premio, quindi ci sarà una giuria che lavora nel settore. Persone che appunto lavorano tra il cinema o hanno delle grandi competenze proprio sul territorio della città di Roma, e loro decreteranno anche un vincitore e quindi ci sarà anche un premio questa volta rispetto alle Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? altre. Per seguirci, avere più informazioni sulla serata di mercoledì e tutto quello che facciamo, ci sono le pagine social, quindi Instagram e Facebook, che sono Forme Web TV. Per la piattaforma, per andare a consultare tutto il nostro archivio, quindi di tutti i materiali video che abbiamo presentato durante gli eventi che coproduciamo, www.formewebtv.it. E per scriverci c'è sia su Instagram che su Facebook che sulla piattaforma la nostra mail info@formewebtv.it. Terzo evento dedicato al canale tematico Mosaico a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, mercoledì 14 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento a Ludovica Ansaldi della piattaforma digitale Forme Web TV. A presto! Grazie, ciao!